Ci siamo incontrati noi, io e Francesco, più altre due persone, e abbiamo deciso di mettere su questa band le nostre precedenti, i nostri precedenti gruppi, perlomeno per quanto mi riguarda, riguardavano musica rock italiana e post rock inizialmente. Poi dalla conoscenza con Francesco abbiamo deciso di mettere su questa band nel 2005 e lì le nostre strade si sono unificate verso il post rock. Facevamo musica post rock strumentale all'inizio nel 2005. Francesco invece? Io vengo da un'esperienza post rock, prettamente post rock, strumentale, no? E poi ci siamo conosciuti. Io e Riccardo, il bassista dei vecchi Potus, abbiamo conosciuto Marco e Lorenzo, abbiamo tirato su ISO, abbiamo fatto questo gruppo post rock strumentale e siamo andati avanti fino a Storentano, che è il nostro primo disco. Poi le strade di tutti si sono divise, le strade dei primi si sono divise e niente, siamo rimasti io e Marco attualmente, e sono subentrati Daniele alla batteria, Matteo sinti, tastiere, tutti i computerini e Tommaso basso. La strada va avanti. È stata un'esperienza bellissima perché il disco è nato durante le prove. È cambiata la composizione dei pezzi, il modo di comporre i pezzi, lì è nato tutto lì. Era una continua jam session, praticamente tutte le volte che provavamo era il continuo scoprirsi a vicenda. Fantastica, un'esperienza bellissima. Continua jam session, tutte le preparate. Continua jam session. Nasceva da un giro, il disco, i pezzi sono nati da dei giri, basso, batteria, chitarra, e poi si evolvevano casualmente, si sono evoluti casualmente. È stata una bella cosa, un modo di comporre particolare. Io sono subentrato alla batteria, io venivo da un trascorso di... suonavo insieme a Tommaso, un gruppo si chiamava Pond & Sea, e niente, ho preso in mano la batteria e c'era ancora Riccardo al basso, e successivamente l'idea era di incorporare la musica che facevamo con l'elettronica. Da qui è entrato Matteo che ha messo una mano grossa. Noi fondamentalmente d'elettronica non ce ne intendevamo proprio tanto, e quindi da lì è subentrato Matteo, e successivamente con l'uscita di Riccardo è entrato Tommaso in questi ultimi mesi, pochi mesi prima che si entrasse in studio adesso per il secondo album. La line-up ha portato anche un discorso differente, ci siamo allontanati dal post-rock perché sia io che Tommaso comunque suonavamo post-rock in quest'altro gruppo, loro uguale, e ci siamo, diciamo, evoluti in una cosa molto più ascoltabile, se si vuole, ma allo stesso tempo sempre molto studiata in studio. Abbiamo cercato di iniziare a suonare quello che ascoltiamo. Quando uscirà non lo so, è un po' difficile da dire. Diciamo ancora si è appena finito di registrare tutto quello che c'era da registrare. Ora c'è da andare in studio e dare una struttura a pezzi, da fare un mastering a pezzi e tutto quanto. Il risultato è venuto fuori e appunto, come diceva Francesco, un misto di pop, rock, elettro, rock. Cioè ci sono vari generi, anche all'interno degli stessi pezzi, secondo me. Una buona miscela, una miscela interessante. Personalmente, in gruppi attuali come Wilco, Deus, cioè, mi hanno influito parecchio, mi influenzava parecchio sia nei giri di bassi, ma comunque nella composizione generale. Ma il bello di questo, probabilmente il bello di quello che è venuto fuori, non è una buona... è un misto dei nostri ascolti, quindi si va da quella che è l'elettronica di Matteo al rock, ai beat, poi ai classici, no? Come dire,
è un mix, è carina questa cosa, perché poi in ogni brano che nasce comunque spesso da giri armonici di voce e chitarra, poi si unisce tutte le nostre influenze ed è una cosa carina, è bello quello che viene fuori, quello che sta venendo fuori, perché non è indirizzabile ad un genere. Io sono nati in Valdarno, sono cresciuti in Valdarno, hanno sempre avuto un buon seguito che poi si è evoluto nel tempo e che è cambiato anche. Però suonare, cioè, quando siamo sul palco probabilmente l'emozione del suonare non è influenzata da pubblico, è influenzata dalla disposizione, dal palco. Cioè si tenta sempre di dare il massimo anche se siamo fuori casa, insomma, senza tralasciare niente. Però quello sono a casa fa sempre piacere. Sì, sì, sì. Sì. Secondo me la gente viene a sentirti è sempre quella, non guardare. La realtà di Venezia poi, non si è mai andato a trovare. Una grande famiglia. Ora non esageriamo. Non è difficile cantare in inglese in Italia, è difficile cantare per un gruppo italiano, cantare in inglese è diverso. Perché un gruppo di qualsiasi altra nazione europea che canti in inglese ha più possibilità di suonare e comunque di fare il passo in più, no? Che sia quello di suonare nei locali italiani, nei club italiani, eccetera. Invece per l'Italia è una situazione abbastanza difficoltosa. E oggi, mai come oggi, ecco, una differenza che c'è da quando abbiamo iniziato oggi è che oggi si tende molto di più a cantare al cantato in italiano, che è bellissimo, perché caspita, siamo in Italia, quindi. Però ci sono gruppi come noi che sono nati da, parlo di gruppi, quindi anni 90, che siamo nati nel periodo di grunge, Nirvana, Soundgarden, eccetera, che comunque veniamo da quei suoni lì. Ecco, e noi siamo cresciuti con quella musica lì e non saremmo in grado, non siamo in grado di scrivere, di esprimerci in altro modo. Poi l'Italia vive comunque sempre di questa tradizione che è bella perché comunque ci appartiene, però stiamo portando dietro questa tradizione del cantautorato italiano, della musica italiana, che comunque non appartiene a tutti, non appartiene a tutti gli ascoltatori, quindi abbiamo un po' di renta, sì, in arte, sì, generale, come in tutto, sì, come tutto, in tutto. Quindi sarebbe carino anche dare più spazio. Sono tante realtà in Italia, tanti gruppi che cantano in inglese, che utilizzano l'inglese come lingua per esprimersi e che potrebbero essere benissimo al pari di tanti altri gruppi esteri, sì, 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 che però non vengono, all'estero poi non vengono valorizzati come dovrebbero, come potrebbero. Day Off è nato a gennaio del 2012 dall'idea mia e di Stefano di proporre un evento in cui si concentrassero varie realtà ed espressioni artistiche, dal live, che è diciamo il punto d'inizio dei nostri eventi, ai DJ set, alle opere d'arte, che sono state comunque un punto importante della nascita di questo progetto, con esposizioni artistiche, installazioni, insomma. Sì, diciamo la filosofia era quella, volevamo dare uno spazio, poi alla fine nel Valdarno è sempre mancato un po' per ognuno che ha, diciamo, una vena artistoide di potersi esprimere, da cui magari ha interesse per la fotografia, da quella che ce l'ha per l'arte, da chi da sempre magari è musicista come so, che peraltro, insomma, ringrazio perché ci fa piacere averli, abbiamo già suonato per noi nella scorsa stagione un'altra location, una realtà che è abbastanza importante, uno dei più importanti che abbiamo fatto noi. È difficile per band non conosciutissime trovare comunque sia finanziamenti e quant'altro. Noi si parte dal presupposto che chiunque viene da noi viene trattato allo stesso modo. Cioè il DJ piuttosto che l'artista, piuttosto che la band, noi ci rendiamo conto, visto che la prima cosa è la passione per noi, per la musica, quindi sappiamo come funziona il circuito e che queste persone lì, se vengono trattate nel giusto modo,
non riesco ad andare avanti, perché ovviamente noi è la passione che ci porta a credere la gente, insomma, se ancora davanti la nostra strada. Beh, diciamo che la serata del 16 è una serata in cui, a parte Yashar e questo DJ di Roma, a casa mia, tra l'altro, in gamba, sono quasi tutti artisti, anzi sono tutti artisti, insomma, a partire dalla band di Solo, Electrobank e DJ Goma, per cui diciamo ci aspettiamo ancora di più un afflusso delle persone storicamente amiche di questi gruppi. Più in generale diciamo che ci ha fatto molto piacere vedere che siamo riusciti, a differenza di altri ambienti indipendenti, ad amalgamare diverse tipologie di persone. Ne approfittiamo di nuovo per invitarvi a Nirvana, all'evento nostro del Day Off, venerdì 16 marzo 2012. So, Yasha Electrobank, go! That's one, another show. That's one, another show.